Allora, caro Don Costa, lei ovviamente è molto impegnato in realtà non tanto sulla preghiera, ma quanto a scegliere le preghiere, perché ovviamente lei è l'uomo che pubblica i libri della Libreria Vaticana come editore. Come vengono scelti questi libri? Beh, noi abbiamo delle scelte che sono scelte di ufficio, che noi dobbiamo fare, che facciamo volentieri, delle scelte istituzionali, quindi tutti i libri che possono riguardare il Santo Padre, le congregazioni, tutta in genere l'istituzione vaticana, noi cerchiamo di sostenerle, di crearli e di sostenerle sul mercato. Altri libri ci vengono proposti da vari autori. In qualche caso siamo noi a proporre all'autore di preparare qualche libro. Ecco, ad esempio, quali sono i libri che siete andati a proporre ultimamente agli autori? Ci sono ad esempio dei libri che partono dagli insegnamenti del Santo Padre, ma che vengono preparati redazionalmente da un autore. Non so, per esempio, Saraco ha fatto il rosario di Papa Francesco, che ha avuto un bel successo. È un rosario che è commentato con i testi del Papa, selezionati appositamente mistero per mistero, oppure la raccolta delle interviste del Santo Padre messe assieme. C'è un curatore per questo volume. Altri libri che vengono selezionati gli insegnamenti sui giovani, sulla famiglia. Ecco, questi hanno tutti un redattore e un autore. Ora, volevo anche chiedere però questo, voi comunque come Libreria Vaticana in realtà siete anche, diciamo così, un po' compartecipi ad altre iniziative esterne. Io so che vi sono editori, per esempio, che comunque fanno diverse iniziative legate comunque ai momenti chiaramente non solo del Vaticano, ma direi ai momenti della Chiesa Cattolica in Sì, ma generale. anche noi abbiamo, i nostri libri vengono presentati solitamente in eventi particolari, sia il venerdì in via di propaganda, sia anche in altri locali, come questa sera alla Sala Marconi della Radio Vaticana, dove presentiamo un libro del Cardinale Coppa, libro proposto dallo stesso Cardinale Coppa. Oggi la Libreria Vaticana gode di un buon credito, diciamo così, nell'opinione pubblica cattolica, per cui non abbiamo difficoltà ad avere autori. Altri eventi ai quali noi partecipiamo, beh, sono quelli internazionali, dalle fiere internazionali alle fiere nazionali. Abbiamo partecipato alla Book Messe di Francoforte, parteciperemo alla Fiera del Libro di Torino a maggio, in febbraio parteciperemo al Mid-Atlantic meeting a Baltimore negli Stati Uniti e così via. Ecco, i vostri libri sono anche editi comunque in diverse lingue. Sì, noi abbiamo il 30% del nostro mercato è dato dagli Stati Uniti, però noi facciamo pubblicare dei partner nei paesi internazionali, non pubblichiamo direttamente noi. Questo favorisce il nostro mercato. Quindi c'è un grandissimo rapporto con altri editori, che comunque vi consente chiaramente una maggiore diffusione dei vostri libri. Certamente sì, questo è il rapporto internazionale, uno degli aspetti più interessanti della Libreria di Vaticana, perché si realizza una sorta di pantografo che moltiplica, allarga a livello internazionale la nostra produzione interna. Il mercato italiano è sempre un mercato troppo piccolo per l'editoria, questo basta vedere la crisi dell'editoria cattolica in Italia. Ma non solo la crisi dell'editoria cattolica, comunque, la crisi in Ma anche generale in credo che generale, comunque sì. Se comporti un po' la noi difficoltà. riusciamo a reggerci, soprattutto perché allarghiamo il mercato a livello internazionale, o con coedizioni, o cedendo i diritti dietro pagamento di royalties. Ecco, voi comunque i vostri, diciamo,
autori non sono soltanto ecclesiali, sono anche laici. Sì, certamente, sì, noi abbiamo dei laici che scrivono, non so, abbiamo Paolucci, direttore dei Musei Vaticani, con il quale abbiamo pubblicato due volumi, e abbiamo Dalbello che pubblica dei volumi di arte che vengono utilizzati e venduti bene, attorno alle 1000-1200 copie a volume. E abbiamo anche altri autori che non sono ecclesiastici, abbiamo soprattutto tanti ecclesiastici. Ma se uno vuole pubblicare qualcosa con le librerie vaticane, che deve fare? Innanzitutto guardare il catalogo, non proporre libri che non sono in catalogo, cioè noi abbiamo una fisionomia, un core business, quindi proporre a noi un romanzo non è il caso, come capita, anche se è un romanzo religioso, proporre a noi dei libri di poesie non è il caso, e proporre dei libri di agiografia, di teologia, di filosofia, di arte e religione, ecco, questi libri va bene. E libri per bambini? Libri per bambini, non abbiamo purtroppo una collana apposita per bambini, ma qualcuno stiamo tentando di pubblicarlo, perché noi non abbiamo un compito, diciamo così, di divulgare a 360 gradi in Italia. Il nostro compito è quello di divulgare il Magistero, gli insegnamenti del Sommo Pontefice. In questo caso, se ci sono libri per bambini che favoriscono la diffusione di questo messaggio, siano benvenuti. Bene, allora speriamo alle prossime, ovviamente, pubblicazioni. Grazie, grazie a lei. Grazie, auguri.